Ciao a tutti ragazzi e bentornati, finalmente ieri è arrivato HTC U11 e ovviamente l'ho messo subito sotto stress, ho eseguito delle foto, dei video, tra cui uno lo troverete già all'interno del canale se volete andare a vederlo, e ovviamente ho fatto tutti quei test che si possono fare nell'immediato per testare un device, quindi ricezione, luminosità sotto la luce diretta del sole e tanti altri test. Ovviamente però quando si parla di dispositivi che costano 6, 7, 800 euro, quello che cerco di fare subito è metterlo in confronto con un altro top di gamma che utilizzo sempre, come il mio S8 Plus, per capire quanto sia riuscito a lavorare bene HTC, quanto siano validi i materiali, il design, insomma se riesce a reggere il confronto. Ecco che allora ragazzi, visto che questa cosa ancora non l'ho fatta da solo, ho pensato di coinvolgervi. Adesso se avete voglia andiamo al banco, li mettiamo uno a fianco all'altro e vediamo se effettivamente questo HTC può piacervi, insomma, no? Così potete darvi un minimo di idea nei confronti uno rispetto all'altro. Ovvio che non sarà un versus completo, ma più una chiacchierata per capire questi due dispositivi quanto sono belli oppure no, ma soprattutto per poi essere certo di quello che vi dirò all'interno della recensione completa. Quindi ragazzi, se vi va, venite con me al banco e andiamo a scoprirlo insieme. Ebbene cari ragazzi, finalmente mettiamo in confronto questi due dispositivi partendo proprio dalla confezione di vendita, dove quella di S8 al suo interno contiene parecchi adattatori e accessori. Ve li faccio vedere subito, credo che ormai l'abbiate già vista almeno un milione di volte questa confezione. Abbiamo i vari manuali di istruzioni e qui lo spillino per rimuovere il carrellino della SIM, un adattatore Type-C e micro USB, quindi per utilizzare i vecchi caricabatterie, un adattatore Type-C USB per utilizzarlo come OTG o trasferimento dati, un caricabatterie con l'attacco con le nostre prese, dispositivo italiano con tanto di ricarica rapida. Dopodiché qui dentro troviamo un paio di cuffiette davvero molto belle della HPG, ovviamente cavettino USB Type-C per ricaricare il device, e queste sono le cuffiette che sono state incluse in confezione, che Samsung in presentazione ci ha detto che costavano circa un centinaio di euro giù di lì. Sono di buona qualità, le ho utilizzate spesso e insomma, quindi da parte confezione di vendita di Samsung non ha deluso, manca comunque una cover. Mentre per quanto riguarda la confezione di HTC U11, che è il dispositivo che andiamo a vedere con più interesse oggi, non mi fa tanto impazzire, ma a dire la verità non mi hanno mai fatto impazzire le confezioni di vendita di HTC. Andiamo comunque a vedere quello che è il suo contenuto, dove troviamo innanzitutto una coverina rigida e identica a quella, se non ricordo male, di HTC U Ultra, quindi rigida ma soprattutto si striscia tantissimo, non è bella ma almeno è già in confezione, quindi un qualcosa in più. Caricabatteria rapido, come vedete non ha l'attacco per le nostre prese, in quanto il dispositivo me lo sono comprato, non me l'ha mandato HTC, quindi ragazzi tranquilli, e devo usare un adattatore se voglio utilizzare il suo caricabatterie. Abbiamo un cavetto Type-C per la ricarica o comunque trasferimento dati, un paio di cuffiettine con in-ear con i vari adattatori. Sono delle cuffie molto particolari, utilizzano un sistema interessante di praticamente vanno ad escludere quelli che sono i rumori esterni. Dovrò provarle, funzionavano abbastanza bene su HTC Ultra, credo sia lo stesso anche qui. La fattura che ho pagato e poi ovviamente l'adattatore Type-C jack 3.5 standard, in quanto il device non ha un attacco jack per le cuffiette, va utilizzato proprio questo adattatore. Mettiamo da parte la confezione e andiamo a vedere i due dispositivi. Bene ragazzi, finalmente ci troviamo di fronte, no? A questi due nuovi dispositivi S8 Plus ed HTC U11. Vi dico già che li ho puliti entrambi con questo straccino per partire ad armi pari, ma soprattutto a ditate pari. Così potete vedere poi nel corso di questa breve recensione e confronto, insomma, quali di due device si sporcheranno di più. Samsung Galaxy S8 Plus credo che ormai l'abbiate già visto 100.000 volte, quindi passo direttamente ad HTC U11. Andiamo a vederlo un po' più vicino nel dettaglio, un dispositivo davvero molto bello, soprattutto la back cover, hanno utilizzato un vetro particolare. Nella versione nera non si nota così tanto la differenza di sfumatura di colore come invece su quello blu che ho già visto in varie recensioni.
A dire la verità, a me piace tantissimo il colore nero del device, però devo essere sincero, forse quello blu è molto particolare e caratteristico. Intanto qui mi stanno arrivando dei messaggi. La back cover, come vedete, è leggermente arrotondata, ne aiuta la presa. Abbiamo anche un frame tutto in alluminio, davvero ben costruito, dà proprio la sensazione di solido. E abbiamo tutto al posto giusto, quindi qua sopra nella parte superiore abbiamo il secondo microfono, il carrellino per nano SIM e micro SD ad espandere la memoria interna, tastino accensione e spegnimento che si trova in una zona piuttosto facile da raggiungere, con anche abbiamo qui una piccola girinatura per fare in modo di riconoscerlo anche con poca luce, più sopra il bilanciere per il volume, mentre nella parte bassa abbiamo la cassa di sistema, l'attacco Type-C per la ricarica, uno dei microfoni, in quanto è un dispositivo con 4 microfoni, è un audio 3D davvero fantastico, quindi un device che proprio a livello costruttivo e di design, forse anonimo nella parte frontale, sembra qualcosa di già visto, mentre per quanto riguarda la parte posteriore, soprattutto come ho già detto in quello in colorazione blu, davvero bellissimo. S8 ragazzi, ovviamente, come vi ho già detto più volte, sarò magari anche un po' fanboy, non lo so, però sinceramente a me piace davvero tantissimo. Curvature del display che non servono a nulla, io non uso mai le opzioni edge che si trovano sul display, ma a me piace davvero tanto. Abbiamo Corning Gorilla Glass 5 sia nella parte frontale e posteriore, come sul il nostro HTC, che abbiamo comunque Corning Gorilla Glass 5, e soprattutto ragazzi il design, guardate quanto è bello Samsung. Ovviamente però sono due dispositivi che in mano stanno in modo diverso. A dire la verità, l'impugnatura è più semplice su Samsung perché è più stretto, come vedete si impugna più facilmente in mano, ma comunque HTC, grazie ai pesi e anche soprattutto allo spessore ridotto, si fa davvero ben tenere in mano. Sono due dispositivi non troppo scivolosi, però ragazzi costano una pacca di soldi, quindi magari compratevi una cover. Per quanto riguarda le misure, 159.5, 73.4, 8,1 mm, 173 grammi di peso nei confronti di HTC che misura 153.9 per 75.9, 7,9 mm di spessore, 169 grammi, quindi due misure diverse, diciamo che tutti e due sono abbastanza grandi, tutti e due in tasca stanno bene o non, dipende in pratica a quello che siete abituati, se volete dispositivi più piccoli oppure no, comunque dei dispositivi che sono molto ma molto belli, avrò detto dispositivi almeno 1500 volte. Ma andiamo a mettere immediatamente in confronto i due display, un 18 noni da 6,2 pollici 1440x2960 Super AMOLED su Samsung, come vedete guardate dove arriva, davvero enorme rispetto alla scocca del device che non è tanto, no? Più grande rispetto a quella di HTC, dove troviamo invece un pannello da 5,5 pollici Super LCD 1440x2560, ottimi pannelli in entrambi i casi, ma ragazzi io preferisco quello di Samsung, soprattutto perché quando andiamo a metterlo in diagonale, guardate quanto è ampio l'angolo di visuale, non cambia per nulla, mentre su HTC ho notato che tendenzialmente inscurisce un po', quindi gli angoli di visuale sono inferiori e questo si nota soprattutto quando lo utilizziamo in angolazioni un po' particolari. Nulla di estremamente negativo, per carità, ma effettivamente preferisco quello di Samsung, è anche più luminoso, mentre il trattamento anti-impronta è davvero valido su entrambi i device, quindi sotto questo profilo credo che Samsung ancora attualmente sia inarrivabile, non ho visto nulla di meglio per questo 2017. Ho immediatamente amato invece ragazzi il sensore per le impronte di questo HTC U11 che è posto qui nella parte frontale, ma che funziona veramente benissimo, ve lo faccio vedere immediatamente, guardate la velocità di sblocco. Questo è sicuramente uno dei migliori sensori provati fino ad oggi, sia come velocità che come riconoscimento e precisione. Quello che non mi convince tanto invece, innanzitutto, come vedete, non è centrato qui nel profilo, potevano tranquillamente fare un display più grande o comunque una cornice più piccola, e questo sensore è un po' piccoletto, diciamo, potevano farlo un po' più incavato, che magari più facile da sentire quando ci andiamo sopra con il dito, perché a volte sì, si trova abbastanza facilmente, però
diciamo che potevano fare qualcosa di meglio. I due tastini, come vedete, sono retroilluminati e sono disegnati, quindi non li possiamo invertire, sono così, uno porta il multitasking mentre l'altro fa il tasto back classico standard. Quindi questi sono i metodi di sblocco di questo dispositivo, nulla di innovativo perché è sicuramente un sistema che abbiamo già visto in tantissimi smartphone, ma funziona benissimo posto frontale, che per quanto mi riguarda, sia quando appoggiato e quando utilizziamo, è la migliore soluzione. Samsung, ragazzi, qui nonostante i vari aggiornamenti ormai mi sono un po' abituato, il sensore è stato posto qui in alto, però a volte si tocca la fotocamera, c'è poi il riconoscimento con l'iride, il riconoscimento facciale che sì, funziona, vi faccio vedere, vediamo se riesco adesso, come vedete in questo momento nemmeno, eccolo qua, adesso si è sbloccato, quindi funzionano bene ma non funzionano benissimo, mettiamola così, diciamo che Samsung ha fatto un po' una castroneria su quelli che sono gli sblocchi e purtroppo, aggiornamenti o no, credo che non si riesca a fare molto più di questo. Abbiamo l'Active Display qui, quindi abbiamo sempre sott'occhio quelle che sono la nostra batteria, l'orario e quant'altro e tutte le varie notifiche, mentre su HTC abbiamo un bel LED di notifica qua sopra, che lo abbiamo anche su Samsung, che funziona molto bene, però ovviamente l'Active Display lo preferisco, è più intuitivo, si capisce più facilmente quelle che sono le notifiche che abbiamo ricevuto. Un'altra leggera differenza che comunque alla lunga si fa sentire, e anche qui ha fatto sicuramente un bel lavoro Samsung su questo profilo. Una grave mancanza che abbiamo su HTC è la mancanza proprio dell'attacco jack, ragazzi, dobbiamo usare un adattatore. Samsung ha mantenuto invece l'attacco jack 3.5, quindi posso utilizzare le cuffiette Bluetooth con il Bluetooth 5.0. Su HTC ci vuole il suo adattatore o comunque dobbiamo utilizzare un paio di cuffie Bluetooth, e questo cosa comporta? Comporta che quando lo dobbiamo ricaricare non possiamo ascoltare le cuffie, questo è il quanto, almeno con gli adattatori che ci vengono dati in confezione. It's 5 o'clock in the morning, we're still going strong. Come avete sentito, ragazzi, la qualità dell'audio è entrambe molto molto buona. Ovviamente però su HTC abbiamo una modalità stereo, quindi abbiamo delle casse boom sound come è stato sui vecchi HTC, e questo permette di avere una qualità dell'audio superiore, una qualità dell'audio stereo. La differenza non è così netta, ma comunque c'è, soprattutto quando utilizzeremo il dispositivo per guardare dei video, per ascoltare la musica in orizzontale, avremo una modalità stereofonica sicuramente di qualità superiore rispetto a Samsung, che nonostante sia una singola cassa comunque riesce ad avere un ottimo volume per essere due device comunque certificati P68 e P67, hanno un'ottima qualità dell'audio. Ma cominciamo a mettere sotto torchio questi due top di gamma. Come vedete, HTC U11 ha l'ultimo Snapdragon 835 con una frequenza da 2,46 GHz, un Adreno 540, al suo interno poi abbiamo ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili, quindi prestazioni davvero molto molto interessanti e soprattutto di rilievo. Per quanto riguarda Samsung, come vedete, abbiamo un octa-core 8895 con una frequenza a 2,31 GHz, una Mali G71, abbiamo sempre 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibili anche su questo dispositivo, quindi a livello prestazionale, a livello di numeri, sono due device top di gamma a tutti gli effetti, non manca nulla a nessuno dei due device per poter quindi metterli in confronto e decidere quale dei due poi si comporta meglio. Cominciamo ad aprire le prime applicazioni di test e vediamo chi arriva prima. Ovviamente i due dispositivi sono stati messi entrambi in 4G per capire effettivamente l'apertura delle app, come si comporteranno. Ovviamente parliamo di due SIM 4G con lo stesso operatore TIM, quindi da avere gli stessi risultati, gli stessi confronti in questo piccolo versus. Andiamo ad aprire tutte le app e vediamo quindi come viene gestito il tutto, e come vedete HTC sembra cominciare a fare davvero la differenza, ma aspettiamo e vediamo alla fine poi quale dei due device riesce a fare meglio veramente. Molto veloci entrambi, davvero velocissimi
nulla da dire. Poi riapriremo tutte le stesse app, entreremo all'interno della RAM e vediamo quale gestisce meglio il tutto anche sotto quel profilo. Molto bene, intanto ogni tanto sto zitto, ogni tanto vi racconto qualcosa, altrimenti poi vi stufate a sentire sempre la mia voce e basta. E apriamo tutte queste applicazioni, vediamo un po'. Sembra esserci una netta differenza su alcune app, mentre su altre quasi nulla. Apriamo anche il browser web, andiamo all'interno della repubblica.it, le ho già messe entrambi in... Guardate quanto ha già caricato tutto questo, ancora deve finire a caricare, ma mi sembra proprio che ci sia una netta differenza anche nel rendering della stessa pagina, vero? Guardate qui, è anche più fluido il HTC 11 nel muoversi all'interno del browser web rispetto a Samsung. Ripeto, tutti e due i device all'interno hanno una SIM TIM, quindi non possono esserci differenze sotto questo punto. Andiamo a vedere ancora l'ultima applicazione, quella più pesante di test, vediamo. È arrivato qualcosina prima Samsung. Adesso torniamo all'interno delle tutte le nostre belle applicazioni, apriamo il multitasking e lo apriamo anche di qua, mettiamo il dispositivo, se ce la facciamo, torniamo indietro, torniamo così, apriamo il multitasking, eccolo qua, ritorniamo nella prima applicazione che è Akinator, vediamo. Ok, questa è ancora aperta, torniamo su CPU Temp, questa era già chiusa, qui abbiamo 54 gradi, mentre su Samsung manco me la riapre più, quindi ragazzi, eccola qua, 57-53 gradi, quindi vabbè, lì probabilmente è anche un bug dell'app. Ritorniamo su, ritorniamo in Facebook, qui è ancora aperto, qui lo sta ricaricando, ritorniamo nuovamente su gchina.it, qui me l'ha tenuto aperto e qui me l'ha chiuso. Dopo ragazzi, ovviamente ognuno tirerà le somme su questo confronto, però ovviamente andiamo ad aprire YouTube. Come vedete non è malvagio assolutissimamente Samsung, è riuscito a mantenere parecchie applicazioni aperte anche lui, quindi mi sembra che in definitiva quasi quasi la gestione della RAM in Samsung riesca a essere anche superiore. Ritorniamo all'interno di tutte le applicazioni, adesso rifacciamo un altro giretto e ritorniamo. Come avete visto indicativamente siamo alla pari e sono molto contento per Samsung, perché normalmente all'inizio aveva qualche problemino in più con la gestione della RAM, ma grazie a tutti gli aggiornamenti ricevuti fino ad oggi è migliorato davvero molto. Ritorniamo qui di nuovo all'interno del browser, che tutti e due comunque avevano chiuso la pagina e l'hanno ricaricata. Ritorniamo all'interno di RSync 3 e tutti e due hanno chiuso RSync 3. Intanto stiamo aumentando in entrambi i dispositivi di temperatura, li sento così nei polpastrelli che c'è un po' di differenza. Qui Samsung è arrivato ancora un po' prima. Scusate ragazzi se mi allungo un po' su questo confronto, su questa cosa dell'apertura delle applicazioni, ma sono davvero curioso nel capire quale dei due device poi si comporta meglio. Guardate già come sta aumentando la temperatura in Samsung, che poi cala velocemente, mentre su HTC siamo più o meno come all'inizio. Ritorniamo ancora nuovamente su Facebook, vediamo come sono messi entrambi i device. Questo è importante poi per capire, no, come viene gestito il tutto, anche in questo caso come avete visto. Qui li hanno chiusi entrambi, torniamo in guida TV, qui è ancora aperto, qui no,
ritorniamo ancora su HD Blog, sono entrambi aperti in entrambi, ritorniamo per l'ultima volta su YouTube, dopodiché abbiamo fatto in questo caso. Come avete visto, insomma, la gestione della RAM, secondo il mio punto di vista, addirittura su HTC, molto valida, ma Samsung con tutti gli aggiornamenti ricevuti forse riesce a fare qualcosina meglio. Siamo molto molto vicini e ovviamente dispositivi che cominciano ad avere 6 o 8 giga di RAM riescono a fare molto meglio, 4 giga per quanto siano parecchi, come vedete dopo un tot di applicazioni comunque comincia a chiudersi qualcosa. Va bene così, non è una cosa davvero importante, poi la velocità di apertura delle app è sicuramente al top, però insomma ormai si cominciano a vedere dispositivi con 6-8 giga di RAM, forse 4 sono un po' pochini, però a noi in Italia ci regalano così. Ci regalano con 4 giga. Regalano si fa per dire, attenzione. Quello che invece voglio farvi vedere, che soprattutto si nota, non so se in telecamera si vede, però è proprio la sensazione di burro, di morbido che c'è, no? Quando si passa tra una pagina e l'altra, cosa che invece si nota meno su Samsung. Sembra che sia sempre un po' più scattosetto. A me ricorda un po' le Ducati, no? Che sono un po' più nervosette. Come vedete, poi nella gestione giornaliera, comunque i due dispositivi non mi sembrano così diversi. Ovvio, questo lo sto utilizzando da molto meno. Samsung è migliorato tantissimo, ma non ha mai quella vera fluidità che ci si aspetterebbe. Ogni tanto, come avete visto anche con alcune app, c'è qualche piccolo impuntamento, c'è qualcosina che non torna. Ovvio che tutto questo verrà corretto man mano con gli aggiornamenti. Devo proprio installarne anche uno che è arrivato proprio qualche ora fa mentre ho riacceso appunto S8 Plus. Però comunque vi dico, la velocità, fluidità e reattività di HTC probabilmente lo pone, almeno tra quelli che ho provato fino ad oggi, tra i migliori, sicuramente forse il migliore proprio per fluidità, velocità e reattività, quindi un ottimo prodotto. Un altro piccolo confrontino che va fatto ovviamente perché per decidere, no, poi cosa raccontarvi in recensione completa, sta nella ricezione del device. E per fare questo andiamo a prendere la classica applicazione che utilizzo per fare gli speed test, dovrei averla installata anche su questo. Andiamo a vedere, eccola qui, e andiamo a prenderla anche su Samsung. Speed test, siamo tutti e due con Team, siamo tutti e due con 4G attivo e con lo stesso piano tarifario, quindi non cambia nulla. Facciamo gli speed test e vediamo come va a finire anche questo piccolo confronto. Più o meno mi sembra che siamo lì, qualcosina meglio con Samsung. Facciamo anche l'upload, dove mi sembra che questo riesca sempre a fare qualcosa meglio, almeno ieri sera mi è dato questa impressione, vediamo un po'. No, come vedete Samsung è riuscito a fare qualcosina di più. E la ricezione generale del device mi sembra superiore qualcosina, riesce a mantenere meglio la conversazione l'HTC, però poi negli speed test e quant'altro, come vedete, questi sono i risultati, quindi poi fate voi le vostre valutazioni. Qualità in capsula ottime in entrambi, qualità per come ci sentono dall'altra parte ottime in entrambe, come vedete a parità di operatore, a parità proprio di quelle che sono la posizione e quant'altro, Samsung riesce a fare meglio. Quindi dopo questi, se questi sono i risultati, credo che possano essere, rispecchiano poi anche nel campo proprio della ricezione, guardate qui, sicuramente a favore di Samsung. E un altro punto da andare a toccare, ovviamente, perché dovrei aver installato anche quell'applicazione, come vedete ragazzi è molto molto fatto qui insieme tra di noi. Andiamo a cercare GPS tester e ce l'ho in entrambi i dispositivi. Apriamolo contemporaneamente. Mi sembra che più o meno siamo lì, usano gli stessi satelliti, la stessa velocità, quindi è molto valido anche sotto questa cosa. Sono molto molto simili, addirittura questo scende come accuratezza, quindi dai. A livello GPS anche qua nessun problema. Accendiamo a questo punto il Wi-Fi. Come vedete HTC ha un po' più di segnale e questo è davvero lontano, è al piano terra, quindi sono quasi 3 piani, 15 metri di differenza, guardate qui.
riesce a prendere meglio, quindi diciamo sicuramente un'antenna wifi a favore di HTC. Quindi diciamo che tutti questi piccoli confronti ci fanno capire un po' come questi due device si comportano in ambito generale con quelle che sono le app che utilizzo. Dispositivi, come già detto, veloci, con tante belle prestazioni, ma quello che poi comincia a diventare davvero interessante il confronto fotografico, dove in pratica il dispositivo HTC ha un sensore, come vedete e come già detto, leggermente sporgente, un sensore da 12 megapixel con apertura f1.7, quindi davvero ottimo, con un doppio flash LED, mentre Samsung anche qui troviamo un 12 megapixel con apertura sempre f1.7, autofocus e quant'altro, stabilizzazione ottica. Il video di due device li troverete online sia per uno che per l'altro. Le fotografie ve le farò scorrere una dietro l'altra adesso, così avete possibilità di vedere come si comportano e quindi decidere voi poi quale sarà la fotografia migliore o il video che vi piace di più. Io ho già un'idea, me la sono fatta anche nella qualità fotografica e video, e preferisco HTC. Voglio parlarvi anche un attimo della capacità della batteria, perché comunque sul HTC abbiamo una batteria da 3000 mAh che, almeno vedendo anche gli altri recensori, parlano di circa 5 ore di autonomia, quindi di display su una giornata intera anche piuttosto pesante. Quindi credo sia davvero molto valida, mentre la batteria di S8 Plus è una 3500 mAh, dovrebbe riuscire a fare qualcosa in più. La differenza dovrebbe essere a favore di S8 Plus, ma non di tantissimo. Ragazzi, per oggi è proprio tutto. Ovviamente ci sono altre piccole cose da dover dire, ma ve lo racconterò all'interno della recensione completa. La versione software di Android qui è 7.1.1, qui dovrebbe essere ancora in 7.0, ma devo ancora montare l'ultimo aggiornamento. Ma prima di salutarvi voglio farvi vedere le ditate dei due device. Samsung, come vedete nella parte posteriore, cioè ragazzi, fa schifo. Guardate quanto è sporco. HTC sì, è pieno di ditate, ma meno. Non so se dalla telecamera li vedete, io cerco di mettervelo anche in tutte le angolazioni possibili, ma guardate qua, è sicuramente meno sporco. Il pannello frontale, vediamo un po'. Sì, ci sono delle ditate, ma l'ho toccato davvero tantissimo e fa caldo, quindi ho anche le dita sudate, mentre anche Samsung davanti, diciamo nella parte frontale, sono molto simili, sporchi tutti e due, non tantissimo, ma comunque nella parte posteriore è stato sicuramente fatto un lavoro migliore su HTC. Guardate la differenza, molto meno ditate, quindi un ottimo lavoro per la parte costruttiva di questo vetro così bombato, bellissimo esteticamente. E ragazzi, beh, per oggi in questo mega confrontone noioso è tutto, ci sarà una recensione completa fra qualche giorno, fatevi voi la vostra idea. I prezzi dei due dispositivi si sono allineati, addirittura Samsung con S8 Plus adesso costa anche meno rispetto ad HTC, che è lanciato a 749, ma ovviamente in giro di poco credo che online si troverà qualcosina meno, quindi non farei una scelta legata proprio sul prezzo, ma invece su quella che è la qualità del prodotto e quello che interessa più a voi. Intanto per oggi vi saluto, ovviamente ci vediamo tra qualche giorno, e ragazzi, ricordate di mettere un bel like e di iscrivervi al canale, perché serve a crescere, e soprattutto chissà che poi qualche brand si ricordi che ci sono anch'io lì in fondo in un angolino. Ciao a tutti.